È una giornata da circoletto rosso, la nona del girone F di Serie D. Domani tutte le sei compagini abruzzesi saranno impegnate in tre derby che promettono scintille e danno anche importanti spunti di classifica. Si parte da quello dello stadio Aragona di Vasto, tra i padroni di casa e la capolista Notaresco. Il presidente della Vastese Bolami ha indetto la giornata biancorossa e dunque non saranno validi gli abbonamenti. Si aspetta una grande risposta di pubblico per aiutare la squadra contro la prima della classe. Mancherà il portiere Lorenzo Bardini, è stato accolto il ricorso e la sua squalifica è stata ridotta da 5 a 3 turni. Domani sconterà dunque l'ultima giornata. Mancherà anche Palumbo, che sarà fermo un paio di settimane. Strabilianti i numeri del Notaresco, in serie aperta di 7 vittorie consecutive, primo posto in coabitazione con la Recanatese con 7 punti di vantaggio dalle terze. Meglio ha fatto solo il Palermo nel girone I con 8 vittorie su 8 ed un più 8 sulla seconda. Con 18 reti poi, la squadra di Magnoni è il miglior attacco del girone. Meglio in tutta la Serie D hanno fatto solo Mantova, Adriese, Luparense e Turris. Il Notaresco non vuole fermarsi e cercherà di prolungare all'Aragona il Magic Moment. Mancherà lo squalificato Marcelli. Sfida nella sfida quella tra i Super Bomber, Dos Santos e Sansovini. Al Marieri Pavone si sfideranno invece Pineto e Avezzano. L'impatto del neotecnico pinetese Paolo Rachini è stato ottimo sotto il profilo dei risultati, con la vittoria di Coppa e le due di campionato. Per il gioco c'è ancora molto da migliorare. Recuperato Alessandro, che è entrato nella ripresa a Torrentino e potrebbe strappare una maglia da titolare per questa partita da ex. L'Avezzano arriva all'appuntamento praticamente al completo e con la prima settimana piena di lavoro del neotecnico Andrea Liguori. Tenendo sempre grande considerazione comunque del Pineto, conosciamo le sue individualità, conosciamo che ha una gran difesa, che ha cambiato allenatore ultimamente, che comunque ha dato motivazioni diverse, però proprio perché nutro grande rispetto per il Pineto e grande rispetto per tutte le altre squadre, in questo momento mi preoccupo molto di più della mia squadra che magari degli avversari. Il valore di una squadra si vede al fine campionato, quando la classifica, ma a volte nei 90 minuti il valore si può alterare con la concentrazione, con l'applicazione, con l'organizzazione e con motivazioni diverse. Quindi andiamo a fare la nostra partita consci del fatto che davanti abbiamo una signora squadra. Alfadini va in scena il derby che mette insieme meno punti nell'attuale classifica, ma è anche quello con maggior blasone. Giulianova e Chieti per anni si sono affrontati in Serie C ed ora sono chiamate a porre fine ad un momento di appannamento. Il Giulianova, davanti al proprio pubblico, dovrà farsi perdonare per l'umiliante sconfitta patita a Fiuggi. Il presidente Bartolini si è scusato, ma è chiaro che ora la squadra dovrà fare la sua parte. Il tecnico Federico Del Grosso, ex di turno, ha grossi guai in difesa, essendo privo di Moia e Nazari, ed ha il dubbio di una linea a 4 o a 5. Nel secondo caso, Suriano e Vitelli finirebbero entrambi in panchina. In mediana, pronto a tornare Dolce dal primo minuto. Non se la passa meglio il tecnico teatino Alessandro Grandoni, privo dei difensori Venneri e Ricci e del centravanti Traini. Così per la prima volta potrebbe ricorrere alla difesa 4 coi centrali Vittiglio e Brugaletta, mentre l'ex Avezzano Bruni potrebbe agire da prima punta. Neroverdi, anche loro bisognosi di riprendere fiducia e dare linfa alla classifica, visto che la vittoria manca dalla terza giornata. Da allora 3 pareggi e 2 sconfitte. Con il ritorno all'ora solare nel corso della notte, da domani le partite di Serie D si disputeranno alle 14:30 fino alla fine di marzo.